tutti colpevoli, nessuno escluso, e pensiamo ad altre cose. Tutto questo dopo la sigla. Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del Calcio Secondo Giovanni. Vi ricordo di mettere un like al video, vi ricordo di iscrivervi a DNA Rosso Nero TV. È completamente gratuito, basta cliccare su tasto iscriviti e attivare la campanella. In questo modo sarete aggiornati su tutto ciò che riguarda il Milan in tempo reale, in anteprima in alcuni casi attraverso le nostre rubriche giornaliere, attraverso le nostre dirette martedì e giovedì sera, i nostri primi post partite di tutte le partite del Milan. Vi ricordo inoltre che potete interagire con noi tramite chat durante il video e a fine video nei commenti. Vi ricordo inoltre che sabato sera ci sarà una live speciale con sottoscritte, con Stefano Bandito Rossonero, per rispondere a tutte le vostre domande. Quindi saremo disponibili dalle 22 circa per circa un'ora, un'ora e mezzo, solamente per voi. Quindi seguiteci come al solito state facendo ultimamente, che penso non ve ne pentirete. Veniamo a parlare di ieri, un argomento che forse non vorrei nemmeno toccare oggi. Ieri sera, sensazioni, ecco, del dopo partita di ieri sera sono state un po' strane. Cioè, sì, ero arrabbiato, ma inconsapevolmente mi aspettavo una cosa del genere. Non so, sensazione un po' strana, sinceramente. Come ho detto nel titolo, colpevoli tutti. Colpevoli tutti perché fallire un obiettivo. Come arrivare quantomeno alla semifinale d'Europa League era l'obiettivo sicuramente alla portata del Milan. Purtroppo hanno sbagliato tutte, partite da Pioli, che ha messo in campo una formazione con gravi errori, dai giocatori stessi, che ancora una volta prendono due gol in 20 minuti, così con Sassuolo in 10, questa volta in 20, con gravi errori e disattenzioni difensive. E cosa dire, colpevoli un po' tutti. Colpevoli un po' tutti perché anche la società stessa avrebbe preso questi giocatori che buoni a livello tecnico, ma a livello caratteriale non sono, quantomeno non devono essere loro la base per dare grinta al Milan nelle partite. Cioè, quello che ho visto io, che ho detto anche ieri sera nella nostra diretta, è proprio la mancanza di carattere di questa squadra. C'è una squadra che è schizofrenica, nel senso che si fa travolgere dagli eventi, non ha una propria personalità. E questo si può in parte anche dare colpa all'allenatore, ma in parte sono i giocatori stessi che hanno questa carenza di carattere. Io quest'anno partite giocate veramente col coltello fra i denti me ne ricordo forse due, oppure una e un quarto dura 20 minuti. Quella col PSG, che è stata veramente una partita fatta con il coltello fra i denti, in cui il Milan ha lottato, in cui il Milan vinceva anche i contrasti, cose che ieri sera non abbiamo vinte una, e gli ultimi 10 minuti di Genoa a Milan. Che mi assegna, Giroud va in porta a porta a posto di Maignan, anche se lì deriva anche lì un famoso errore di Calabria che porta a fare Maignan un'uscita che porta poi all'espulsione. Quindi una squadra che non ha carattere e soprattutto sono da brivido i raffronti con le annate precedenti. Milan, quando c'è stata un po' l'evoluzione del Milan, quindi quando da Giampaolo, abbiamo visto dopo il Covid, abbiamo rivisto una squadra che comunque giocava anche bene, che riusciva anche a combattere pari a pari, diciamo, con le squadre anche più forti, direi, in classifica. Quindi risultati anche buoni, appunto, con i top team dei campionati italiani, con vittorie anche spesso, diciamo, sia nell'anno, diciamo, del quinto posto in Europa League, sia dell'anno del secondo posto, dove perdemmo con l'Inter, sì, però comunque con le altre squadre giocavamo alla pari, vincendo anche l'anno lo scudetto. Però già dal scorso anno abbiamo visto che hanno iniziato un po' a battere un po' in testa, sconfitta con il Napoli in casa, anche se poi abbiamo vinto in Europa League, nei Champions al ritorno, sconfitte con l'Inter al ritorno, cioè abbiamo visto un inizio di un degrado. E quest'anno purtroppo abbiamo perso con l'Inter, abbiamo perso con l'Inter appunto nella 5-1 malamente, abbiamo perso in casa la Juventus immediatamente, ma comunque abbiamo perso. Negli appuntamenti importanti con l'Atalanta abbiamo perso, siamo stati eliminati dall'Atalanta in Coppa Italia, perdendo anche a Bergamo. Con la Roma, che avevamo vinto in campionato quando era sotto la guida di Mourinho, è bastato metterci un De Rossi, direi quasi qualsiasi, De Rossi che viene da un esonero dalla Spal in Serie B,
per incartarci, per perdere sia in casa che fuori casa. E secondo me, poi ribadendo, non mettendo in mostra niente di eccezionale, una squadra che ha fatto il suo compito bene, punto. Ma una squadra come dovrebbe essere in Milan, questa Roma doveva mangiarsela. Perdere 1-0 con la Roma è una partita insulsa, pur prendendo due traverse. Ieri, prendendo una partita che era decisiva, dove si doveva essere concentrati al 100%, prendere due gol in 20 minuti non esiste, aprire due tiri in porta della Roma. E poi come abbiamo presi? Il primo tiro Pellegrini mi ha lasciato libero, tanto per cambiare, da fuori area, dove nessuno va a opporsi, prende il palo. E i difensori del Milan, invece di andare verso il pallone e a correre verso il pallone, stanno fermi e danno tutto il tempo a Mancini di fare gol. Il secondo gol, lo stesso, Gabbia gioca a sportellate con Lukaku, che è il doppio di lui, e poi arriva la palla fra i piedi, non fa altro che meglio che ciabattarla verso Dybala, che fa un gran gol e mette l'angolino 2-0. Primi due tiri in porta. Logicamente, se inizi la partita così, non hai possibilità di riprenderti. Poi, vero che prima del secondo gol mi ha preso una traversa, non siamo stati nemmeno fortunati, un altro colpo di testa Loftus-Cheek che va sulla schiena del difensore, il portiere battuto, vero tutto, però ci abbiamo messo tanto del nostro e purtroppo anche Pioli ci ha messo tanto del nostro, perché a questo punto della stagione secondo me bisognava indirizzarsi verso i giocatori che sono in forma. Sono stati inseriti sia Bennacer che Loftus-Cheek in formazione, che sinceramente in forma non sono. Bennacer in particolar modo è l'ombra di se stesso, purtroppo l'infortunio lungo e grave l'ha un po' bloccato, non si è ripreso ancora, poi la sua uscita, cioè andata in nazionale in Coppa d'Africa dove si era infortunato, poi il ritorno in Ramadan, cioè ha avuto un sacco di problemi quest'anno, quindi nessuno praticamente poteva obbligarli di far saltare la nazionale, però bisogna anche considerare che se un giocatore che è stato stipendiato per 6 mesi dalla tua squadra, si è appena rientrato e andare a fare una competizione in Africa continentale, capisco la sua importanza, ma che richiede anche di spendere energia, mentale e psichiche in modo ravvicinato, secondo me, non è stata una grande scelta. E quindi anche da vedere in queste cose qua, cioè vedere un attimo anche la scelta dei giocatori di considerarla in base anche al paese di provenienza, Coppa d'Africa, che avviene generalmente sempre a gennaio-febbraio, e logicamente questo porta a delle complicazioni per la società. Quindi valutare anche questo negli acquisti dei giocatori. Quindi colpevoli tutti, dall'allenatore ai giocatori. Anche Theo Hernandez non mi è piaciuto, cioè, ho rivisto il Theo Hernandez svogliato che invece di seguire il giocatore si ferma e lo lascia andare. Cioè, questi sono atteggiamenti che per uno che alcuni ritengono il miglior terzino sinistro del mondo non sono accettabili. Io vorrei vedere, voglio vedere, non vorrei, voglio vedere contro l'Inter il Milan giocare sputando sangue, correndo da primo all'ultimo secondo, aggressivo, cattivo. Perché sennò l'annata va a finire proprio a schifo, sinceramente. Perché se posso dare una sufficienza stiracchiata sul campionato, dove comunque siamo secondi, comunque siamo arrivati in Champions prima del tempo, ma siamo tanto distanti dall'Inter, posso dare una sufficienza anche alla Champions League, dove siamo usciti con un girone tremendo per differenza reti, non do sufficienza per il 4 per l'Europa League. Per il percorso per l'Europa League, perché tutte e tre siamo incontri contro il Lille, contro il Lille, scusatemi, contro, diciamo, la squadra francese, se mi ricordo più, contro lo Slavia Praga e contro adesso contro la Roma, non sono state delle partite valide da parte del Milan. E poi do un altro 4 anche per la Coppa Italia, perché comunque pure nel momento, diciamo, di transizione, di grossi infortuni, non siamo riusciti a risolverla come doveva essere fatto. Comunque niente, siamo abbastanza, come si può dire, abbastanza arrabbiati, io per primo, una partita che doveva andare finire in modo completamente diverso, e invece è un'ennesima delusione di quest'anno.
Adesso ci rimane il derby, come ho già detto prima, spero di vedere un minimo in azione, altrimenti sarà un grosso problema. Logicamente a questo punto anche la conferma di Pioli non la vedo possibile, perché a questo punto ci vuole proprio una scossa per l'ambiente, per i giocatori, per i tifosi, visto che comunque Pioli quest'anno nelle partite decisive ha fatto degli errori gravi. Sapete che sono sempre stato pro Pioli, però ieri sinceramente siamo arrivati a un punto che è un punto di non ritorno. Troppi errori, probabilmente anche esaltati da una non cattiveria della squadra, concentrazione, quello che volete, però ci vuole anche qui purtroppo purtroppo per il Milan un cambiamento. Un peccato, perché io credevo in questo ciclo fino a una decina di giorni fa, perché pensavo che questa squadra, e tuttora penso che con 3-4 giocatori di carattere, ribadisco, possa essere una buona squadra. Quindi vedremo un po' come si comporterà la società, vedremo chi sarà il nuovo allenatore del Milan, perché a questo punto non penso proprio che Pioli sarà confermato. Vedremo un po' l'evolversi della situazione. Allora, logicamente, fra i nomi sono sempre i soliti, si parla di Conte, c'è questo nome di Lopetegui, ma non credo sia fattibile, cioè spero non sia fattibile soprattutto. A me piacerebbe la scommessa di Thiago Motta, direi, ecco, perché è un allenatore che fa giocare bene la sua squadra, perché è un allenatore giovane, perché potrebbe portare entusiasmo e soprattutto perché non necessita di grandi investimenti a livello economico sui giocatori. Però non so se è già della Juventus, non lo so, però bisogna fare presto, perché a questo punto è appurato che non potrà essere Stefano Pioli allenatore del Milan il prossimo anno. Veniamo alle notizie più positive. Stasera alle 18 c'è la semifinale di Youth League, quindi semifinale della Champions dei giovani. Il Milan incontrerà il Porto a Nyon in Svizzera per la prima semifinale della fase, diciamo, A4 della Youth League. Il Milan Primavera, che quest'anno ha fatto un ottimo percorso, ha eliminato l'ultima partita del Real Madrid a calci di rigore, prima aveva eliminato il Braga, aveva eliminato poi Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund e Newcastle nel girone. Milan Primavera che ha fatto bene, diciamo, soffrendo anche. Ecco, la cosa che appunto ho visto di positivo nella Primavera del Milan quest'anno, in Youth League parlo logicamente, è uno spirito di sofferenza, di aiuto uno con l'altro, di ecco, non dico cattiveria, però di concentrazione, di fame, ecco, direi di fame, perché con partite contro il Braga e contro il Real Madrid, che secondo me erano squadre che erano superiori quantomeno tecnicamente al Milan, sono riusciti comunque a tenere duro e a portarla a rigore, dove l'hanno vinta. Contro il Porto sarà una partita molto difficile, in quanto il Porto secondo me è la favorita di questa Youth League, però una squadra che comunque ha delle individualità, perché Milan ha Chakamarda, a Zeroli, peccato che non c'è Jimenez perché si è fatto male, a Simic, a Scotti, ha una serie di buoni giocatori, Bartesaghi, con cui portiere Verè, quindi ci sono diversi giocatori validi che spero anche in un futuro riescano a far parte del Milan. Quindi sicuramente venderà la pelle dura. Dalle 18 non so su che canale sarà visibile, fino nelle zone, diciamo, fino ai preliminari, praticamente fino ai quarti di finale erano visibili su Sky, non so se mai controllate, informatevi per vedere se sarà possibile appunto vederla su Sky, su DAZN o su altri network. Ecco, una cosa che semmai volevo sottolineare, secondo me il Milan ha bisogno di gente da Milan, cioè gente che comunque è cresciuta nella squadra. Purtroppo avere un'identità troppo internazionale secondo me in alcuni casi non paga, e forse questo è uno dei difetti anche di questo Milan, forse, ribadisco il concetto. Un giocatore che è cresciuto nel Milan probabilmente ha un attaccamento alla maglia forse maggiore di quello che viene da fuori, questo però non vuol dire, perché tante volte ci sono stati giocatori anche che sono venuti da fuori che hanno avuto lo stesso attaccamento, però ecco, auspicherei, ecco, logicamente nel limite possibile, di iniziare a inserire questi giocatori nella rosa del Milan. Io, ad esempio, Simic il prossimo anno lo farei giocare nella seconda squadra del Milan, se sarà possibile farla, ma lo porterei già in prima squadra, anche se non è italiano.
proverei a inserire piano piano questi giocatori nel, appunto, l'assetto della rosa del Milan, in modo tale che poi fra un anno, 2 anni e così siano pronti per poter giocare. Con questo concluso, vi auguro una buona giornata, anche se siamo logicamente tutti depressi. Seguite il Milan Primavera sperando che ci porti una buona notizia, una prima finale di Youth League sarebbe importante, quantomeno in prospettiva futura. Vi ringrazio sempre se, per seguirmi numerosi, oggi niente Intercorner, ma da domani ci rifaremo sicuramente. Ciao a tutti e un saluto da Giovanni e forza Milan sempre.